Il conto alla rovescia è iniziato. Il centro storico di Padova si prepara al primo Black Friday. 3 ore di spese folli, con offerte incredibili e sconti che possono raggiungere anche l'80%. Tutto è pronto per venerdì 15 novembre. Alle ore 20:30, al suono delle trombe disseminate per il centro, i circa 250 negozianti aderenti all'iniziativa rialzeranno le saracinesche. Non solo negozi di abbigliamento e accessori, ma anche librerie, erboristerie, ottici, rivenditori di elettrodomestici, di apparecchi per la telefonia o ancora bar, ristoranti e pasticcerie. Una bella idea per far venire la gente in centro, per dare un po' di vita alla nostra città che altrimenti è sempre chiusa, sempre più buia. È una bella idea per far venire appunto i nostri clienti e anche chi non è nostro cliente in centro a vivere le nostre piazze. Non credo che farò un giro perché lavoro anch'io fino a tardi. Io ho già programmato eventualmente di riuscire a fare un giro in serata. Hai già una tappa fissa, cioè vado in quel negozio piuttosto che un altro, oppure passi e vedi? Ho già qualche idea, ma mi sono anche organizzato con qualche amico, insomma, a fare qualche giro un po' più largo. E come budget ti sei posto un limite? No, vedo quello che mi piace, poi in base faccio due conti e valuto. Comunque niente budget. Per questa notte è tutto concesso. Già da adesso è possibile farsi un'idea ben precisa sui prodotti desiderati e questo attraverso il portale web, nella vetrina virtuale del sito www.blackfridaypadova.it. Oltre alle imperdibili offerte, sul sito ci sono informazioni utili, quali gli orari delle corse dei tram, raddoppiate per l'occasione, o ancora varie segnalazioni sui parcheggi più comodi o indicazioni sugli asili dove poter lasciare in tutta sicurezza i più piccoli. Ed è attivo anche un info point in piazza Garzeria. I consigli per le persone è di fare veloce ed essere qua per le 8:30 perché le cose migliori verranno subito prese. E basta di parcheggiare la macchina prima e di venire qua magari col tram o con gli autobus perché ci sarà molta gente. Io vedo